Allora, mi chiamo Renato San Paolo. Dica, allora, cos'è successo quando è andato in pensione? È successo che prima di andare in pensione mi divertivo a lavorare con le api. E lo trovavo come se uno si mettesse alla finestra e guardasse la natura nel suo senso più profondo. L'ho detto, perché, visto che dicono che gli insegnanti non sono capaci di lavorare, di organizzarsi, dice uno che non sa fare niente, fa l'insegnante, così, no? Allora volevo vedere se riuscivo a fare l'apicoltore. Quindi ho messo su un apiario e ho costruito tutta l'attrezzatura per fare l'apiario e praticamente mi sono messo in un piccolo commercio con pochi alveari e ho praticamente fatto come hobby fatto l'apicoltore, che mi ha tenuto, spero, che mi sembra che mi abbia tenuto, mi abbia dato un po' di giovinezza in ritardo. Va bene, allora adesso vediamo, guardo un po' delle sue produzioni e poi dov'è che si trova? Mi ha detto che è a Groppo Visdome. Ah. È compreso tra Riglio, è un crinale compreso tra Riglio e il Chero. Ah. Quindi sono in Alto Varnata, sì, tra la Varriglio e la Valchero. Ma quest'anno col miele com'è andata? È andata male la primavera e invece abbiamo fatto del miele estivo sulla melata, sui mille fiori. Ah. E anche una buona produzione di tiglio. Ci siete di questo nostro individuo qua dietro. Buono, però. Ciao. È una pasta. Come è Filadelfia? Non sono in Filadelfia. È Filadelfia un po' più stagionale. Lo Filadelfia dell'Appennino. Sì, esatto. Ma dove siete voi, quindi? Campi. Ah, di Campi. Sì. Di Campi. Chi è che è lui è responsabile? Uno con il falo è quel ragazzo, dov'è? Quel ragazzo lì con la giacca. Lui? No, quello del formaggio, un altro. Lui li vende. E allora, a campi che cosa producete? Io sono di Campi. Niente? Sono di Campi io. Ah, di dov'è? Di Ottone. Ah, di Ottone? Ottone quale? Soprano? No, no, Ottone qua. Ah. Questo qui cos'è? Il suo carretto? Sì. Ma vi preparate già per il Natale qua? Ah, bene. Ma di dove siete voi lì? No, io abito qui, questi vengono fatti da un collega di mio figlio che abita in Puglia. Ah, ho capito. Cosa sono? Cose caratteristiche liguri queste, no? No, sono abbi fatti tutti col cartone, col corteccio di legno. No, non mi prenda. La mettiamo allora. Tutte fatte di cartecce, cioè, pacchi di pasta colorati. Ecco, sono fatti bene. Sì, ha proprio la
prologo, no? Eh? C'è la prologo. Consorzio di campo. Sì, sì, lo so. Lasciato mangiare chi ti trovi sempre loro. Porca miseria, i suoi prodotti sono questi, ti guardi, ma di dove, di dov'è? Ottone Soprano. Ah, Ottone Soprano, ecco quello che c'è, è tutto qua, tutto qua. E beh, poca roba ma genuina, logico, cioè, la gente è abituata ad andare nei posti dove quei funghi là sono i castagnanzi. Allora, qui siamo con un amico di Ottone Soprano che è sopra Ottone, no? E mi diceva che, ma quanti abitanti rimangono qui d'inverno, compreso lei? 32-33 persone. Cosa avete? La stufa legna, tutto quanto? Sì. Sì. Eh sì, altrimenti si muore. No, io no. Perché no? E lei è l'artista qui del quadro, no? E allora, mi spieghi che cos'è, come fate a ispirarsi? Sono le patate, le noci, le castagne marroni e poi tutto il resto l'ho fatto io con tanta pazienza. Sì, di Ottone? No, di Casanova di Rovegno. Casanova di Rovegno, provincia di Genova? Sì. Comunque siamo quasi al confine. Io a Ottone ci sono sempre, per me Ottone è un grande paese, perché Citano è un po' un grande paese. Poi ero originaria qua, sono Molinelli, perciò per me è qualcosa che hai dentro. Per me. Mi piace fare questi lavori. Come si chiama Lela? Molinelli. Il nome? Anna Maria. Ecco, Anna Maria mi fa assaggiare una sua produzione che deve essere stupenda. È buonissima. Stamattina. Molto buono. Morbido. Se avanza lo metti nel freezer tagliato a pezzi. E tiene. E poi lo tiri fuori e... di questo allestimento. No, ci sto provando, non ho ancora finito. No? Vedo che quelle campane qui, quei campanacci non sono originali di questa zona, no? No, Piemonte, quello lì del Piemonte. E di dov'è lei? Di Barchi. Barchi. Quanti abitanti siete lì? Che resistono? Una ventina. Quanti? Una ventina. Ah, una ventina. Provincia di Genova? Provincia di Genova? No, ancora Piacenza, l'ultimo paese. Thank you.
che adesso non ho qua. Come avete assaggiato capra che non ho qua? Ma di che provenienza è della zona il formaggio? Cerignale. Ah, di Cerignale? Sì. Fa il formaggio Cerignale. Abbiamo un'azienda che ci fa il formaggio. Sì. Ah. Siamo lì? Dipende da cosa intende, perché punto siamo. Al punto di cottura della... Finora la polenta è ancora da buttare. Ah, sì, sì. Finora che tempo fa polenta? Perché quelle lì non sono polente, quelle... Quelle istantanee, direi proprio di no. Una mezza, due. Sì. Niente va su gara. Mi dispiace. Quindi bisogna rogare per bene. Ma c'è un sistema per attaccare? No. Gli esperti pure no. Continuare a rimescolarla, no. Fuoco non troppo caldo. Perché un giorno ero a Piandellesima, c'erano due alpini, uno che girava da una parte e l'altro che girava. All'altro uno si è incazzato e gli ha detto, ma guarda che non si fa così. Deve andare sempre con lo stesso giro. Aglio cos'è? Un paese aglio? Aglio è una frazione di una frazione di Ottone, la frazione di Ottone a Campo. Ma quanti abitanti siete? Quanti abitanti? Residenti? Residenti formali credo una dozzina. Abitanti d'inverno più o meno la stessa cifra, forse un paio di più che non aveva residenti. Ma lei rimane qui d'inverno, rimane lì, sì, allora lei è uno di quelli che resistono. Ma senza residenza perché ce l'ho aggiunto. Non si deve pagare l'ICI come seconda casa, no? Sì, quello sì. Però vedo che produce come azienda agricola tutte queste cose, no? Sì. Ho visto che c'è nella zona, ma anche più in basso, l'ha riscoperto comunque l'utilizzo della lavanda, dello zafferano. Voi cosa fate? La lavanda? Lavanda e basta, e rose, sciroppo di rose. Avevamo anche i lamponi, ma quest'anno se li sono mangiati tutti i merli, quindi se no preferiamo venderli freschi solitamente, ma se non riusciamo poi facciamo le marmellate. Allora questa qui è azienda Campo di Grano. Prepariamo la pasta per noi. Adesso noi per tutti. Per ora facciamo un po' di pasta per noi perché siamo qua a lavorare. Con che sugo lo fate? Aglio, olio e peperoncino. Ah, bene, così dà un po' di carica. Sì, comunque c'è sugo, per la polenta c'è un pentolone da 12 kg di carne. Per tirare la legna? Per tirare la legna dal bosco. Ah. Lo blocchi in una pianta e tira. Un argano? Sì. Vericello, argano. Ah sì, un vericello. Ma come va? Petrolio o? Benzina. No, benzina va. Fai le mura!
le carinelle mi faremo una. Bionda! Come stai Giovanna? Allora, ho sentito che mi ha fatto tono e da molto allora. Che belle tette che c'hai Giovanna! Poi, è il formaggio che mangi che ti tiene in forma. Come lì? Salute. Allora come andiamo qui? Tutto a posto? Arriva un saluto per gli amici della Valle Staffora. Sì. Arriviamo, arrivate anche voi in Valle Staffora. Se viene un altro temporale ci arriviamo perché ci porta giù l'acqua. Davvero? Andiamo avanti così. Ma prima c'era il sole là, dalla parte di là. Passato poi il brallo. Ci vorrebbe una tettoia per riparare. Una tesona sotto la tettoia. No, sarebbe meglio una tettona. Loro è una balla la tettoia. No. Ascoltala bene. Rodi, era una tettoia, una tettona. Thank you.
1986, 30 novembre, Fossano. Un ausiliario? 126 decimi. Quindi tu siamo quelli immortali. Allora qui siamo a Ottone, stiamo preparando la polenta. A che punto siamo qui, maestri? 5 minuti. Siamo a un quarto d'ora. 5 minuti, un quarto d'ora. Qui c'è tutti quanti aspettano, ci sono anche gli spucciaporchi qui che aspettano anche loro. Consorzio di campi,
siamo qui perché oggi c'è stata la festa d'autunno. Oggi c'è la festa d'autunno a Ottone, che cade sempre la seconda, seconda domenica di Ottone. Sì. E come tutti gli anni, ormai da una ventina d'anni, la tradizione è che noi di Campi veniamo giù con il nostro carro, portiamo un po' dei nostri prodotti tanto per arricchire la festa. Facciamo, le donne di Campi preparano un po' di torte che esponiamo e poi a fine festa le mangiamo, ma il piatto forte di questa festa è la polenta, che abbiamo preparato anche quest'anno come tutti gli anni e distribuiamo gratis a tutti quelli che frequentano questa festa. E direi che questa è la... Mi sembra che la festa sia stata partecipata, un successo. È partecipata e... E allora qui siete in compagnia delle sue... Le mie donzelle, ormai un po' age perché sono state giovani anche loro. Abbiamo lavorato da ieri. E hanno fatto in modo che... Hanno preparato il sugo. Tutta la manifestazione, specialmente la polenta, avesse successo. Avesse successo. Il sugo l'hanno preparato ieri, la polenta l'abbiamo fatta in diretta, come credo lei abbia visto. E finiremo la nostra festa tagliando le torte e bevendo una damigiana di vino che, come lei vede, è in offerta anche quella. Speriamo un altro anno di essere ancora qui e ripetere. E ci sarà ancora più gente, visto che la questione, avranno visto il filmato di come Ottone, soprattutto Campi, organizza le cose e verranno qui in massa. Dovrete mettere due pentoloni. Siamo confidenti. Quando serve... abbiamo due paioli, facciamo fare in modo che la gente conosca queste zone che sono stupende, che vengono partecipate, e così si torna sempre a fare delle cose positive. Nonostante che sono un po' lontane dal mondo cosiddetto civile, però noi manteniamo le nostre tradizioni e siamo aperti ad accogliere tutti quelli che vogliono venire. Grazie. Qui abbiamo le calde arroste. Poi anche le calde arroste che si può, mi ci metto qua vicino, via. Fa più fatica, è veloce di dire. E poi che vivo per il momento, e poi che vivo.
noi siamo del Seta, non credo ci fugge, non ci fugge, siamo di fugge, in che mondo che sai, a fugge tu me così, non piacciamo ci fugge, prenda lo bene. Stam ben ben, vogliamo fare cosa, stam ben ben, stam ben ben, stam ben ben, vogliamo fare cosa, stam ben ben, stam ben ben, e mi non bevi, bevi le quattro musi, e tanto che patisci quando gli altri bevono tu, e mi che non bevi, bevi le quattro musi, e tanto che patisci quando gli altri bevono tu. Come ne ha tre,
Porzea, la Porzea, la Porzea che ha fatto il Porzea. Erano bianchi, rossi, la Porzea, la Porzea, la Porzea che ha fatto il Porzea. Erano bianchi, rossi e bei. La Porzea l'ha fatto il Porzea. No, me l'hai già detto. Adesso arriva il tedesco. Lei sa anche il tedesco. Vieni qua, io ti voglio qua. Vieni qua. Ti tocco con la barbita. Eine Schroffen, eine Schroffen, eine Schroffen che ha fatto il Schroffen. Erano bianchi, rossi e bei. Erano bianchi, rossi e bei. Eine Schroffen, eine Schroffen, eine Schroffen che ha fatto il Schroffen. Erano bianchi, rossi e bei. Eine Schroffen che ha fatto il Schroffen. Attenzione che è febbraio, fa venire nausea già dal secondo giorno. Adesso c'è un po' l'acqua, andiamo su al largo. La Porcioschi, la Porcioschi l'ha fatto i Porcioschi. Erano bianchi, rossi e becchi. Erano bianchi, rossi e becchi. La Porcioschi, la Porcioschi, la Porcioschi l'ha fatto i Porcioschi. Erano bianchi, rossi e becchi. La Porcioschi l'ha fatto i Porcioschi. La cinese. Ora la faremo in cinese. Ma dire tanto che prima che ti capi con altre occasioni. Cinese. Cian Cianì. Cian Cianì. Cian Cianì che mi ha fatto il pure a Gianco, grosso e pin. Pure a Gianco, grosso e pin. Cian Cianì, Cian Cianì, Cian Cianì che mi ha fatto il pure a Gianco, grosso e pin. Cian Cianì che mi ha fatto il